siamo giunti al termine di questo mese straordinario, missionario, in fuori programma. Noi continueremo a parlare di missioni perché non deve essere soltanto una cosa straordinaria con Don Pasquale Pio Di Fiore. Bentrovato, buona domenica. Buona domenica a te, buona domenica a tutti. Si è capito anche un po' il tema che affronteremo in questa puntata di oggi, Sì, perché vagamente. termina il mese dedicato alle missioni, ma non deve terminare la missione. Anche durante il corso dell'anno. Lo spirito missionario, alla fine del Vangelo, Gesù ci consegna la missione, alla fine del Vangelo di Matteo, che sarà il protagonista del prossimo anno liturgico. Gesù chiosa proprio con la missione universale, dice ai suoi: andate e battezzate tutte le creature. E quindi ecco ripreso il tema, Battezzati battezzati e e inviati. inviati. Ecco qua. E allora noi cerchiamo nel nostro piccolo ovviamente di promuovere questa missione universale e abbiamo anche trovato un caffè di Paolo Pugni dedicato alla solidarietà, perché poi dopo tutto è da lì che parte tutto, Che no? parte tutto, sì. Parte dopo tutto, scusate il gioco di parole. Ascoltiamo Paolo Pugni con il suo caffè. Buongiorno a tutti e buon caffè. E ci tenevo a girare questo caffè qui perché volevo raccontare un episodio che è successo proprio qui al Parco di Trenno qualche decina di giorni fa, diciamo dopo il rientro, in pieno agosto, dopo il rientro dalla nostra breve vacanza fuori da Milano. Parco pressoché deserto. Un piccolo malinteso con mia moglie, stavamo correndo assieme ma su strade diverse e come mi succede qualche volta anche un po' la stanchezza sclero, però devo dire che in quella specifica occasione, quelle rare volte, avevo ragione. E quindi ad alta voce nel parco deserto esterno i miei sentimenti leggermente piccati a Franca, mentre dibattiamo, diciamo così, un signore cammina di fianco a noi, ci supera. Franca dirà poi, quando ricomposta la situazione, continuiamo a camminare, dice, ne avrà già tante delle sue, dice, aspetta che me ne vado via, che non mi metto in mezzo tra moglie e marito. E così ripartiamo, riprendiamo a correre amabilmente, avendo oramai risolto la questione, avendo avuto ragione, essendomi stata data ragione, procediamo, passiamo e di nuovo affianchiamo questo signore e lo superiamo. E mentre lo sto superando, mi abbraccia da dietro, mi stringe e mi dice: buongiorno, coraggio. Divertentissima la cosa. Io e Franca ci siamo fatti una risata fragorosa appena è stato possibile, ma soprattutto abbiamo sottolineato questo aspetto di solidarietà. Franca dice: beh, è come se avesse detto, guarda, non ci far caso, succede tanto spesso, succede anche a me, ti capisco perfettamente. E allora questa è l'occasione per riflettere sulla solidarietà, su un caffè sulla solidarietà. Perché alla fine quando è che solidarizziamo? Cioè siamo solidi, siamo compatti, siamo esattamente nello stesso sentire. Beh, un po' come diceva anche Patrick Lencioni nel suo libro Contro i compartimenti stagni, silos li chiamano in inglese, i compartimenti stagni, cioè quelle lotte anche interne all'azienda dove, ma tu non capisci quello che facciamo noi, e che succedono un po' dappertutto. Quando si solidarizza, quando c'è un pericolo comune, quando c'è un nemico comune, quando c'è un sentire comune, un patire, nel senso proprio di soffrire comune. La solidarietà si basa sulla compassione, cioè sul sentire lo stesso tipo di dolore. E allora è un po' questo il punto. Noi sappiamo sentire così come gli altri, sappiamo se non altro empatizzare, provare il medesimo dolore delle persone che ci sono intorno a noi quando loro lo sentono, sappiamo anche nei confronti dei clienti, dei colleghi, sentire come sentono loro, fare un miglio nelle loro scarpe, sempre come dicono gli inglesi. Questo è un punto importante sul quale amerei sentire le vostre opinioni. Ecco qua, quello che accade, no? Ci si ritrova con un problema, magari simile all'altro, e ci si sente più solidali. Capita spesso, più in questo caso che nel caso positivo, no? Quando c'è una gioia, difficilmente poi si condivide o per empatia si sopporta. Ci si sente più sollevati. Quando si sa che un altro vive lo stesso problema che vivo io, ci si sente più sollevati, ci si sente accompagnati. È bella la metafora che prima ha usato Paolo, è una metafora fisica, anzi sicuramente l'ha fatto quella della corsa insieme alla moglie. Forse è per
plasticamente dice il concetto di solidarietà, che è camminare insieme, correre insieme. Quando si corre si sta bene, è vero, perché si rende più agile, più scattante il proprio fisico, però si soffre un po', magari all'inizio quando bisogna ancora prendere il ritmo. Forse la solidarietà significa proprio questo, cercare di stare sempre al passo di qualche altro che vive la stessa condizione mia, o meglio ancora, cercare di mettermi nei panni dell'altro che vive un problema uguale al mio. Io penso che questo sia un po' la base comune che dà avvio ad ogni tipo, ad ogni forma di solidarietà, per cui si sta attaccati, si è sodali insieme e mai staccati l'uno dall'altro. Anche se questa, ricordiamocela, perché poi nella parte in cui parleremo di, in modo particolare, di missioni e di ottobre missionario che sta per concludersi, ho una domanda da farti. Però adesso, a proposito di anche solidarietà, perché poi tra donne c'è una sorta di solidarietà universale, strana solidarietà universale. A proposito di un tema, noi ci colleghiamo via Skype perché è già pronta, la vedo. Eccola qui, Livia Carandente, che ha scritto un libro, Quanti figli hai, quando l'attesa dura più di 9 mesi. Ben trovata Livia, benvenuta, parlaci un po' del libro. Buongiorno a tutti. Sì, racconta di una donna felice, realizzata, con un matrimonio appagante alle spalle, ma che è alle prese con coccarde, pancioni, bomboniere di nascita intorno a lei. Quindi la sua serenità comincia a vacillare non appena realizza di voler diventare mamma, ma non ci riesce, o quantomeno non ci riuscirà subito. E quindi dal momento in cui lei prova insistentemente a diventare mamma, quello in cui probabilmente raggiungerà realizzerà questo suo sogno, ci saranno insomma dei viaggi introspettivi, emotivi, alla ricerca del sé. È un argomento di forte interesse questo di cui parli nel romanzo. Tu perché hai avuto questa idea di mettere nero su bianco il tema e i protagonisti? Io prendo ispirazione da episodi avvenuti nella mia stessa vita, ma anche quella delle mie sorelle, di familiari, di tante amiche, di confidenze nascoste che nel tempo ci siamo scambiate, stati emotivi delicati, molte volte non comprensibili da chi ci circonda, e quindi io ho pensato di realizzare questo testo, che però è scritto in una chiave totalmente ironica, per sollevare invece un disagio che è tutto femminile. Quindi una donna felice, amata, in carriera, così come dice la presentazione. Che posto occupa invece il dolore in questo libro? È probabilmente il coprotagonista, perché abbiamo due protagonisti in questo testo. Uno è appunto, come dicevi tu, il dolore, e l'altro l'ironia. Una è la chiave di lettura e l'altra invece è la risoluzione della lettura stessa. Tu a chi lo consiglieresti? Visto che sei l'autrice e insomma sai già dove si va a finire poi. Sì, esatto, sì. Quando l'ho scritto non avevo un target di riferimento, l'ho scritto semplicemente d'impulso, chiaramente scritto da un'angolazione del tutto femminile, quindi è prevedibile che le donne si riconoscano in maniera più semplice, si identifichino con una maggiore facilità. Però in realtà è un libro che va bene per tutti, perché basterebbe sostituire la paura dell'imprevisto, quello della maternità che non arriva, ad un altro obiettivo non raggiunto nella vita, e può diventare un testo veramente utile a tutti, perché ognuno poi vive la sua personale battaglia emotiva. Leggero e profondo al tempo stesso. Livia, c'è qualcosa di autobiografico? Sì, c'è qualcosa di autobiografico, perché anche io sono diventata mamma più tardi rispetto alle mie aspettative, e quindi anche io per un piccolo periodo della mia vita ho sofferto della mancata maternità. Ecco, la vita è quasi sempre in ogni campo attesa di qualcosa, attesa che arrivino i figli in questo caso. Come si vive l'attesa dal punto di vista di una donna? Si vive appunto con ironia, bisogna imparare a sorridere anche del proprio dolore.
È facile essere allegri e felici quando tutto va bene, ma bisogna riuscire a cogliere il bello che c'è intorno a noi anche quando non arriva quello che noi desideriamo. E questo è un po' il segreto che la protagonista cerca di trasmettere a tutti coloro che vorranno conoscerla sfogliando pagina dopo pagina. Ecco, questo può essere un ottimo consiglio, prendere la vita con ironia. Io ho imparato ad apprezzarla tutta e forse ho imparato proprio nel periodo di maggiore sofferenza, quando appunto non riuscivo a diventare mamma. Quindi oggi sono molto più attenta a godere tutto quello che capita nella mia giornata, e ad essere consapevole dei doni che ho. Quindi i desideri sono importanti, sono una molla chiaramente, gli obiettivi devono esserci, ma anche imparare a non trascurare quello che già abbiamo e che potrebbe venire a mancare un domani, quindi sarebbe poi motivo di nostalgia. E non vogliamo sapere il finale del libro, però almeno Dopo. puoi dire, puoi almeno dirci se è a lieto fine, ovviamente, così uno ha un po', insomma, di speranza. Non può che non essere a lieto fine, ma non è un lieto fine prevedibile. Questo sì, ci possono essere tante forme di felicità al mondo, bisogna soltanto imparare a riconoscerla e a farla propria. Allora, tanti motivi per leggere Quanti figli hai? Con il punto interrogativo. Quando l'attesa di un bebè dura più di 9 mesi, Edizioni Tau, l'autrice l'abbiamo conosciuta e speriamo, insomma, di rivederla presto, Livia Carandente. Grazie Livia, tanti auguri per questo libro, per questo tuo figlio, tra virgolette, e per i prossimi lavori futuri. Grazie a tutti, buon lavoro. Ecco qua, grazie a te, è insomma un'idea anche da regalare. Un libro fa sempre piacere, vero? Tu sei un accanito lettore. Appassionato lettore, Sì, accanito, no, quando c'ho tempo, però no, no, appassionato sì. no, l'hai dimostrato in diversi nostri incontri. Allora, Don Pasquale, l'attesa colpisce tutti, non colpisce soltanto le mamme che per 9 mesi aspettano, colpisce anche chi aspetta un po' più di 9 mesi, colpisce anche un uomo in attesa di lavoro, in attesa di una risposta positiva, colpisce chiunque, l'attesa. Stand by. Lo stand-by è un po' una situazione comune che si vivo, Ci dobbiamo che si vive. convivere. Ci dobbiamo convivere, ma l'attesa è una cosa bella. Prendo per esempio quella bellissima poesia che è Il sabato del villaggio. Il sabato del Eccole. villaggio è bellissimo perché ti fa capire che il sabato ha quel pizzico di entusiasmo in più che invece la domenica non ha, quando la cosa l'abbiamo già raggiunta. Il sabato l'attesa crea un po' quello stato d'animo brioso, frizzante, che ci fa anelare verso una cosa che ancora non abbiamo, il desiderio, ci associa al desiderio. E quindi ce la fa aumentare questo desiderio, che ovviamente si spegne quando quel desiderio lo conquisti, quando l'oggetto di quel desiderio lo conquistiamo. Esatto, Bella l'attesa. per esempio il lunedì, lui che tanto adora il lunedì, io adoro il sabato che è ben diverso. Vi chiediamo di attendere qualche minuto, ma pochissimi, e ci ritroviamo ancora con Fuori Programma.